Petrignano di Assisi ospita la prima manifestazione vera, chiara e concreta di handbike della nostra regione. Handbike fa parte di uno sport paralimpico, le bici, le vedete, sono particolarmente spettacolari con i piloti, i driver sdraiati oppure seduti in base all'handicap che hanno e pedalano con la sola forza delle braccia. E non è una cosa da poco quella di dover pedalare con le braccia. Bici che abbiamo visto nel corso della nostra trasmissione di Bici Magazine da alcuni anni a questa parte, prima con grande curiosità, lodando il coraggio di coloro che erano portatori di handicap di voler fare uno sport come il ciclismo e vestendosi, possiamo dire così, di bici davvero particolari e speciali. La gara che organizza l'UCI Petrignano di Assisi è una gara che inizia una lunga serie di impegni. Molto si deve alla volontà di colui che vedete inquadrato in questo momento, Walter Giombini, che ha chiesto al presidente dell'UCI Petrignano, Orlando Ranucci, di poter fare una squadra di handbike. Ce n'erano di diversi, di amici che già facevano handbike, ma avevano bisogno di un sodalizio forte che abbia avuto quell'interesse, quella voglia di far conoscere l'handbike, di impegnarsi nel promuovere l'handbike, di organizzare manifestazioni di handbike. Ed ecco allora che con questo interessamento di Walter Giombini, di coloro che già correvano insieme a lui, dell'interessamento di Orlando Ranucci, si dà via a questa costola della UCI Petrignano con l'handbike. Dopo l'avventura con i ragazzini della Giovanissimi, dopo le esperienze con la categoria Juniores, dopo l'impegno con gli esordienti e gli allievi, arriva anche questo importante, forte impegno con la handbike. E poi vedete l'assessore sportivo del comune di Assisi, Mignani, che dà la sua gonfiata alla bicicletta, è uscito in mountain bike per venire a dare il via a questa manifestazione, e c'è anche Marco Gorietti. Guardate bene, Marco Gorietti sta pedalando e su una bici da mountain bike, la sua bici da mountain bike. È un driver che va forte nella mountain bike, è un biker che si è sempre distinto nelle varie manifestazioni della nostra regione, anche fuori regione, è uno insomma che sulla bicicletta va forte. Vi dico intanto solamente questo, che Marco Gorietti parte da apripista per questo circuito cittadino chiuso al traffico per i 20 concorrenti dell'handbike con una MTB. Vi dico intanto solamente questo. Poi vi racconterò il resto, tanto per farvi capire come possano andare questi ragazzotti con l'handbike. Monoruota davanti, doppia ruota dietro, vedete che hanno ognuna la sua inclinazione. Questa è invece l'immagine di Giulio Valentini, della microtelecamera di Giulio Valentini. L'abbiamo messa anche lì, la microtelecamera, per darvi una visione diversa di quello che è la competizione. Ma lasciamo il commento all'assessore Mignani del Comune di Assisi. Beh, vabbè, il cuore è nerazzurro qui, è già una bella presentazione. Un'uscita con la bicicletta, assolutamente sì, per venire ad onorare questa splendida iniziativa, non poteva essere altrimenti. Mi vedi un po' caldato, le fatiche si fanno sentire. E ora partono? Fra un po'? Bene, va bene, perfetto. E dopo la grande sbornia con il Giro d'Italia con la maglia rosa che ha fatto tappa, arrivo
ad Assisi e partenza il giorno dopo dalla Santa Maria degli Angeli, adesso ci gustiamo questo altro appuntamento. Ricordo che la micro telecamera è piazzata sul telaio della Handbike di Giulio Valentini, che è uno dei più rappresentativi driver della nostra regione di Handbike, per darvi una soggettiva particolare di questo circuito. 20 concorrenti, come abbiamo detto, che partecipano a questa giornata di Handbike, molti sono della UC Petrignano, altri arrivano dal vicino Viterbese con una società che è abbastanza forte e conosciuta come è il Viterbo Sport, e poi per il circolo canottieri Aniene con il numero 88 c'è Mauro Cratassa, che è un olimpionico. Vale dire che qui alla gara di Petrignano d'Assisi c'è uno di quegli uomini che andranno a correre le Olimpiadi, le Paralimpiadi di Londra, con la possibilità di far sua una medaglia, e lo speriamo tutti. Che sia un buon viatico, in bocca al lupo, crepi il lupo, lo diciamo tutti quanti insieme, per Mauro Cratassa del circolo canottieri Aniene, che va davvero forte come una scheggia con la sua handbike, e ce lo auguriamo davvero tutti, così come ci auguriamo davvero tutti che questa gara sia l'apertura, la piacevole apertura di avventure ben più grandi e ben più importanti che l'Unione Ciclistica Petrignano, che ha sempre un cuore particolare nei confronti del ciclismo, possa saper interpretare. Tanto avete visto passare Marco Gorietti sempre con la MTB, e siamo al giro di lancio, al primo giro, quello che deve essere il primo dei 7 giri che si fanno su questo circuito, su questa giornata dedicata al primo trofeo Petrignano Handbike. E guardate come curvano, come guidano. Qui siamo proprio nella zona di Petrignano con il bivio che riporta verso la Prologo, verso la zona di arrivo e partenza. Con il numero 90 è Andrea Arbia della Petrignano, con il numero 80 l'unica donna in gara, Orietta Serrani, Petrignano, con il numero 82 Walter Giombini della Petrignano, così come compagno di squadra Mauro Bartolini, numero 75, con il 79 Raffaele Giannetti della Handbike Anmic, con il numero 78 Anselmo Ugolini della Petrignano, così come Massimo Stefanecchia, numero 73. Per Città di Castello, Bikeland Team 2003, c'è il numero 77 Riccardo Lucaccioni, con il numero 83 Renzo Pieri della Petrignano, con il numero 9 Luca Buraccioni della Viterbo Sport, numero 87 per Gerardo Riccardi della Petrignano, così come il compagno di squadra Adolfo Tiberi con il numero 76, e poi per la Viterbo Sport con il numero 70 Giuseppe Murolo e con il numero 84 Desiderato Udorovic. Con i colori della Petrignano, come abbiamo detto, uno dei più valenti concorrenti della nostra regione, Giulio Valentini, numero 74, per Viterbo Sport, numero 72, Vittorio Prosperuzzi e Fatmir Cruezzi, con il numero 78, e poi con il numero 88, come abbiamo detto, il circolo canottieri Aniene, che ha portato Mauro Cratassa. E adesso andiamo a vedere quel gustoso siparietto con Marco Gorietti con la bici da mountain bike. Chiama il cambio e chiede una bici da strada. Perché? Perché Mauro Cratassa va a una media che non è certo facile da poter sostenere per una settantina di chilometri, una cinquantina di chilometri, con una media piuttosto elevata e con punte di 43 km orari. E pedalare a 43 km orari con una mountain bike per tutto il tempo diventa una cosa difficile da sopportare. Meglio farlo con la bici da strada, meglio dargli una sistemata ai rapporti con la bici da strada, e meglio fare la staffetta con la bici più leggera e più scorrevole di una bici da strada. Si sorprende anche Marco Gorietti,
Orietti di questa situazione, dice: mamma mia quanto vanno come le schegge. E a pensare che c'è Mauro Gratasse, come dicevamo, che va davvero molto forte. Le immagini che sono davvero spettacolari di questo modo di vedere la handbike, credo che siano una delle prime volte che si riesce a piazzare. Vedete, Marco Coletti è passato con la bici da strada, ha fatto il cambio. Di vedere le prime volte le bici che sono inquadrate attraverso una micro telecamera. Vedete che proprio a protezione delle ruote c'è una specie di roll bar, un telaio in alluminio supplementare, proprio per evitare contatti tra le handbike. Handbike che hanno queste ruote posteriori sversate per facilitare la curva, per evitare il ribaltamento. E questi signori si fanno svariati chilometri. Mauro Gratasse, che è il leader assoluto di questa manifestazione, macina chilometri continuamente, ha due braccia che sono qualcosa di invidiabile e dimostra tutta la sua forza con la gara di Petregnano, dove praticamente ha fatto il bello e il cattivo tempo andando a vincere. Ve lo diciamo subito, la vittoria di Mauro Gratasse. Mentre qui ci sono le signorine, buonasera, le nostre tre giudici che hanno promesso, per onore di questa manifestazione della handbike, uno spettacolo di piccola beneficenza, ma che ci sarà tra poco, quindi abbiate pazienza, le nostre signorine giudici arriveranno tra poco con questo spettacolo estemporaneo che hanno deciso di promuovere sulla linea del traguardo di Petrignano. Il secondo posto è per Fatmir Cruezzi della Viterbo Sport, che precede Vittorio Prosperuzzi. Eccolo qua, lo spettacolino, una sorta di Dada Umpa, ma è un po' limitato perché non c'è allenamento in queste situazioni. Ma intanto ci fermiamo per sentire le parole del presidente regionale Carlo Roscini. Sì, no, sicuramente devo dire che veramente grazie a Orlando Ranucci e a tutta l'UCI Petregnano per l'impegno profuso nell'organizzare questa manifestazione e soprattutto nell'allestire una squadra di handbike che sicuramente può preludere ad altre manifestazioni anche a livello nazionale con valenza magari diversa. La disponibilità della società c'è, l'entusiasmo e la volontà di chi anima questa società c'è, dei ragazzi che svolgono questa attività e anche del comitato regionale, quindi sicuramente una sinergia che può portare buoni frutti, può dare sviluppi nuovi e futuri importanti a questo tipo di attività che ci inorgoglisce. Questa è un'attività che veramente ci fa piacere svolgere, nuova per la federazione ciclistica, quindi anche per il comitato regionale, ma siamo da qualche anno orgogliosamente una federazione paralimpica che vuole dare il suo contributo a seguire le persone meno fortunate che però vogliono dimostrare con il loro impegno, il loro entusiasmo, la normalità di questa cosa, e credo che questa sia una lezione un po' per tutti. Eh sì, è davvero una grande lezione di vita, di sport e di impegno. Tra l'altro la giornata di luglio a Petrignano di Assisi, nonostante il cielo gonfio di nuvole che minaccia da un momento all'altro di piovere, era davvero una giornata che toglieva il fiato. Afa e caldo come in vita mia raramente poche volte l'ho sentita. Si corre di mattina con un pochino più di fresco, ma credetemi, pedalare per i 7 giri del circuito di Petrignano non è cosa assolutamente facile. Tra l'altro c'è da ricordare che nel corso di questa manifestazione ce ne sono altre di iniziative. E eccole qua, finalmente le prove riescono a fare il Dada Umpa alle nostre signorine del comitato che fanno da giudici. Finalmente le vediamo in questo spettacolo estemporaneo. Dicevo, non è facile poter correre in una situazione di questo genere, e c'erano state delle manifestazioni collaterali al primo trofeo Petrignano Handbike, 3 giorni dedicati all'associazionismo, al volontariato, con convegni, con dibattiti per ricordare proprio l'impegno dell'associazionismo e del volontariato. Andiamo a vedere com'era la situazione. Mauro Gratasse, abbiamo detto, vince con il circolo canottieri Aniene, secondo è Fatmir Cruezzi della Viterbo Sport, terzo il suo compagno di squadra Vittorio Prosperuzzi.
una bella battaglia insieme con Giulio Valentini della Petrignano, a lungo in seconda posizione, poi ha dovuto cedere con il rientro dei due viterbesi e chiudere in quarta posizione. Poi abbiamo quinto Desiderato Udrorovic della Viterbo Sport con il compagno di squadra Giuseppe Murolo, che chiude in sesta posizione. Settimo Adolfo Tiberi della Petrignano, davanti al compagno di squadra Gerardo Riccardi, e poi Luca Boraccioni della Viterbo Sport davanti a Renzo Pieri della Petrignano, Riccardo Lucaccioni della Bikeland Team, Massimo Stefanecchia della Petrignano con il compagno di squadra Anselmo Ugolini, e poi Raffaele Giannetti and Bike Anmic, Mauro Bartolini con Walter Giombini, Orietta Serrani e Andrea Arbia della Petrignano. Andrea Arbia somiglia molto a Giulio Valentini, cambia un po' la stazza, ma la barba e il pizzetto è quello, e lo fa somigliare in modo davvero particolare a Giulio Valentini. Si chiude dunque qui l'avventura di Petrignano con l'arrivo di Orietta Serrani. Complimenti a lei per l'impegno, per la grande capacità di voler essere in questa competizione. E adesso sentiamo i commenti dei protagonisti, caldi e accaldati all'arrivo di Petrignano. È stato un cambio forzoso, perché con la mountain bike quelle velocità non si possono tenere. Sti ragazzi vanno veramente forte, c'è da encomiarli, perché fanno uno sforzo immane, con la sua forza delle braccia raggiungono velocità incredibili, oltre 40 all'ora. Ho tenuto botta solo con questa, altrimenti non ci sarei sicuramente riuscito. Salve. Signor Valentini, giusto? No, Arbia. Come mai? Ci confonde il pizzo, ci confonde. La stazza fisica è la stessa. La stazza fisica, guarda, eh. Anche la fatica comunque è stata uguale. Sì, no, lui è più bravo. Più veloce. Sì, non ci scoraggiamo. Allora, dovevamo dare un po' il senso dell'allenamento, il senso della forma, mi pare che ci sia tutto, no? Sì, tutto bene. Un applauso anche al 73 che sì. Mi auguro che, visto che siamo in zona San Francesco, ti dia una mano, eh? Mi dia una mano e mi portasse una bella vittoria come quella di oggi alle Olimpiadi. Certo, hai fatto complimenti della figlia che dice bravissimo papà, valgono 100, no? Valgono più di tutto il resto. Però bella manifestazione. Complimenti a Luci Petrignano, veramente un gran bel giro, e spero che sia un buon viatico per portare gare ancora più importanti qui da noi. 32,4 di media mi porta, 32,4, 43,7 il picco massimo. Paura è una persona che si allena tantissimo, è giusto che sia così. Anche tu sei bravo, dai. L'importante è stare insieme e passare una bella giornata insieme. E anche questa volta prima tra le donne, complimenti. Certo. Non è vero, tesoro, prima sono arrivato io. Mi scusi. Donna barbuta sempre piaciuta, sì. Però. Era paffuta, però. Era paffuta. Allora come andava a rientrare? Bene, sì. Dura, ma bene. Tutto fradicio. Sì. No, erano già preoccupati, già dicevano andiamo a sentire chi l'ha visto, perché... No, ma io arrivo sempre. Sempre, con calma. E senza spinte, sempre arrivo io. Senti, ma è più dura la salita o una garetta come questa? È la salita. La salita. Questa era un solucco. Sì, questa è una passeggiata. A guardare da vicino il buon Walter Giombini sembra di ricordare le parole del vescovo di Perugia, San Costanzo, che messo sulla graticola, sfidando il dolore, diceva: orsù, di qua giratemi che son cotto. Scherziamo ovviamente, e devo dire che con queste persone è la seconda volta che mi ci trovo, la prima in una giornata di cronoscalata che non auguro a nessuno per la salita che c'era. Ve ne parlerà poi dopo Orlando Ranucci con calma di questa gara sociale che in realtà era piena di canizza e dove tutti quanti volevano pedalare per arrivare davanti agli altri. Sono persone straordinarie, persone davvero che ti fanno vivere una giornata di sport meravigliosa, perché hanno una tenacia, una forza di volontà, una capacità, un'allegria dentro di loro che
è qualcosa di straordinario. Ti insegnano di nuovo quello che è la vita, e loro se la gustano la vita. Qualcuno dice ma sono in questa condizione, eppure credetemi, sono in quella condizione, e sono in una condizione dove vogliono comunque emergere, dove vogliono comunque sentire il piacere di vivere la vita, cosa che spesso e volentieri noi non facciamo. Cerchiamo sempre di non accontentarci di cose impossibili, e poi quando ti ritrovi in mezzo a loro e vedi come parlano del loro incidente, di quello che li ha costretti poi ad essere per tutta la vita su una sedia a rotelle, ti accorgi di quanta forza straordinaria sono capaci e di quanta te ne riescono a dare. Beh, è stata davvero una gran bella giornata. Ospiti della Prologo di Pedrignano, c'è il pranzo tutti quanti insieme, è arrivato anche Luca Panichi, lo conoscete tutti, Luca Panichi oramai non si ferma più a scalar montagne, non fa corse di handbike perché lui la carrozzella la spinge sulle ruote con le mani senza pedalare, è un suo modo di vivere la vita e di sfidare la vita, e lui è ciclista vero, devo dire, perché lui viene proprio dal ciclismo, e viene dal ciclismo mantenendo intatto quello che era il pensiero. Con le immagini vedete che siamo arrivati a due sere prima di questa manifestazione che avete visto, a quello che era il convegno sull'associazionismo, un convegno sull'associazionismo per parlare di volontariato, di quello che fa il volontariato, di associazioni che spesso e volentieri fanno il lavoro che lo Stato non riesce a fare, che si impegnano, che danno servizi, che danno aiuti, che danno conforto, che danno una garanzia di assistenza. C'era Francesco Fabrocino, sociologo, Francesco Emanuele, presidente regionale del Comitato Paralimpico, Carlo Bicini del Terzo Settore, Giuseppe Lio dell'Associazione Aiutiamoli a Vivere, il presidente della Federciclismo Carlo Roscini, il presidente Ranucci della Unione Ciclistica Pedrignano, tutti che hanno raccontato il loro impegno di questa capacità di vivere l'associazionismo, di impegnarsi, di raccogliere fondi, di fare qualcosa per gli altri. E ci ha sorpreso davvero sentire come gli amici del Banco Alimentare dell'Umbria, che raccoglie generi alimentari, anni fa li andava a raccogliere direttamente dai magazzini delle grandi aziende, ci ricorda come in questa Umbria che noi non immaginiamo, ogni giorno ci sono 33.000 persone che vanno al Banco Alimentare a chiedere aiuto, a chiedere un pacco di pasta, a chiedere del pomodoro, a chiedere della frutta, a chiedere il latte, a chiedere i pannolini per i bambini, a chiedere quell'aiuto che permette di andare avanti. Ecco, pensateci quando ogni giorno mangiamo in abbondanza o non pensiamo a quello che potrebbe essere la nostra vita, pensiamo a quello che fanno le associazioni di categoria, e pensiamo che in questa situazione, in questi tre giorni, si è cercato di coinvolgere l'attenzione verso un mondo che per noi del ciclismo forse era poco conosciuto. Orlando Ranucci ha fatto davvero un grande lavoro insieme all'Unione Ciclistica Pedrignano, si sono impegnati per dare vita ad un modo nuovo di fare ciclismo, ed è la prima volta che accade nella nostra regione, e a lui le parole di chiusura di questo appuntamento. No, il nuovo modo di pedalare, l'Unione Ciclistica Pedrignano, tu la conosci, sei nato quasi con noi, no? Siamo nati quasi insieme, quindi noi vediamo il ciclismo a 360 gradi, e quando parlo di 360 gradi tutto ciò che gira intorno alle ruote, senza motore, quindi l'attività giovanile, giovanissimi, esordienti, allievi, prossimo anno juniores, se Dio vorrà, mountain bike, e quest'anno questa bellissima esperienza con i ragazzi di handbike, parlando così quest'inverno con Walter Giombini, un carissimo amico di Rocca Sant'Angelo, aveva espresso il desiderio, diceva: Orlando, perché non ti tesserate voi altri? Ben volentieri, io sapevo che voi eravate tesserati con un'altra società, Umbra, ci sarebbero ragazzi anche delle Marche di qua, ben volentieri, anche perché sinceramente ci conosciamo, per cui è un'attività che a noi ci dà onore, ci dà lustro, e con vero piacere abbiamo sposato questa iniziativa, e siamo partiti per i presenti a Rocca Sant'Angelo, così
con una scalata sociale, no? Che vorrei, prometto, vorrei ripeterla il prossimo anno perché è stata veramente carina, troppo bella, bravissimo. Troppo bella e sinceramente così per scherzo è andata quella cosa, divertente, il paese di Rocca Sant'Angelo ci ha accolti in maniera entusiastica, per cui è un paese molto unito, la bella scena finale, insomma si vede che c'è proprio affiatamento tra loro, c'è collaborazione, per cui la gara poi l'hai vissuta in salita, per cui è stata bellissima. Io vorrei ripeterla il prossimo anno veramente, se Walter sarebbe d'accordo e se gli amici di Rocca Sant'Angelo fossero d'accordo, ripeterla ma in maniera nazionale, cioè a farla non come sociale ma come gara nazionale, perché sinceramente credo che ci siano tutti i presupposti. Il paese è molto carino, è un borgo medievale bellissimo, la gente è molto ospitale, per cui questo è il progetto futuro di oggi. Noi abbiamo fatto questa manifestazione di handbike veramente e siamo onorati che siamo stati l'unica società umbra e la prima, credo, se non vado errato, e ne parlavo stamattina con il presidente Roscini, l'unica società umbra a svolgere una gara di handbike. Ma questo non perché vogliamo essere i primi, ma perché ci fa veramente onore, ci fa piacere onestamente vedere questi ragazzi in un mondo che va controcorrente, no? Giampiero, in un mondo che dove non si capisce più niente, dove la finanza la fa la padrona, dove non c'è più morale, non c'è più, niente, in realtà mancano le basi. Con questi ragazzi noi ci troviamo benissimo, ci fanno capire tante cose, cioè noi nei loro occhi riusciamo a capire la loro gioia, la loro voglia di vivere, il loro modo di fare, il loro modo di essere, cioè cose a noi probabilmente sconosciute in questo momento. E quindi questa gara che a Petrignano è nata così per caso. E il prossimo anno si parla, abbiamo parlato con Roscini, con Carlo, presidente della federazione, nostra Umbra, e di poteri con interesse, vedere il prossimo anno se possiamo inserirla nel calendario del Giro d'Italia per handbike. Ci terrei veramente, perché non è che non siamo contenti degli altri ragazzi, ci mancherebbe altro, anzi, ci danno tantissime soddisfazioni, ma perché l'Unione Civilistica Petrignano, finché ci sarò io alla guida, la presidenza, dovrà essere questa, nel senso che fare del bene, nel senso fare del sociale, cioè fare del volontariato. Fare del volontariato uno può farlo come lo fa Giovanni Susta con l'UVAS, con i bambini di Chernobyl. Beh, noi lo facciamo nello sport, credo, perché avendo categorie con bambini 7 a 17 anni, credo che questo anche sia volontariato, no Giampiero? Certo. Quindi adesso con l'handbike credo che sia ancora più soddisfacente, perché in realtà vediamo che questi ragazzi insomma non chiedono nulla, però a noi ci danno tanta soddisfazione. E quindi questa gara di oggi tu l'hai vissuta, l'hai vista con quanto amore, con quanta forza hanno corso, noi ci ha fatto molto piacere aver dato la nostra disponibilità, e come hai visto tutto il paese ha contribuito, perché non c'era un angolo del percorso dove non era coperto, che non era coperto da un nostro incaricato. Quindi l'Unione Civilistica Petrignano è questa, speriamo che i tempi economici cambino affinché il prossimo anno si possa fare qualcosa di più importante. Ma al momento la situazione non è delle migliori anche per noi, sinceramente non abbiamo mai avuto difficoltà, ma quest'anno credo che come tantissime altre società sportive e non solo sportive, anche noi subiamo l'effetto della crisi che c'è veramente, c'è. Però dovremmo forse ridimensionare qualcosa il prossimo anno, speriamo di no, io mi auguro di no, perché poi significherebbe tagliare sul sociale, tagliare sul volontariato, tagliare sono quei ragazzi che magari amano il ciclismo, vogliono fare ciclismo, però noi più di tanto non possiamo fare. Però ripeto, io non vorrei ancora incrementare questa bella famiglia della UC Petrignano, però dobbiamo fare i conti anche con l'aspetto economico, che non è poco. Pertanto ti ringrazio per il tuo interessamento, ti ringrazio perché tu ci segui sempre, faccio complimenti alla tua bellissima trasmissione, seguitissima non solo in Umbria ma anche nelle altre regioni italiane. Devo dire che siete un rating tripla per rimanere in questi giorni che si parla tanto di agenzie di rating, no? Io mi ritengo agenzia di rating ciclistica, per cui dico che sei un triplate, per cui ancora puoi campare di rendita, va bene Giampiero?